Geltheimer. Buon pomeriggio a tutti, io sono Pierpaolo, CTO e co-founder di Question Cube. Question Cube è un'azienda innovativa che si occupa di intelligenza artificiale e ricerca semantica. L'obiettivo di Question Cube è rivoluzionare il modo che utilizziamo per accedere alle informazioni. Attualmente, per cercare informazioni su internet, siamo abituati ad inserire delle parole chiavi e ad ottenere dei documenti come risposta. Invece Question Cube realizza dei sistemi che possono essere interrogati ponendo delle semplici domande in linguaggio naturale e ricevendo delle risposte, come facciamo con gli altri esseri umani. Infatti il nostro mantra è "Don't search, just ask". Questo che vedete nella slide è uno dei primi sistemi che abbiamo realizzato e si chiama Wikiedi, che permette di interrogare l'intera Wikipedia in italiano ponendo delle semplici domande. In questo caso abbiamo chiesto perché il cielo è blu e il sistema di Question Cube è in grado di ritrovare all'interno di tutte le pagine di Wikipedia la risposta alla nostra domanda. Per fare questo utilizziamo tecniche di elaborazione del linguaggio naturale, sistemi di question answering e algoritmi di intelligenza artificiale per poter ritrovare la migliore risposta in base alla domanda inserita dall'utente. Questo è il team di Question Cube. Quattro dei co-founder di Question Cube hanno un dottorato di ricerca in intelligenza artificiale, machine learning ed information retrieval e altri due elementi del team invece si occupano dello sviluppo del business. Il mercato di riferimento di Question Cube è quello dell'elaborazione del linguaggio naturale del question answering, è un mercato che vale 10 miliardi di dollari ed è in forte crescita. Ovviamente ci sono molti competitor, abbiamo visto oggi IBM Watson, Google, Amazon e Facebook, ma il vantaggio della nostra tecnologia è quello di comprendere sia la lingua inglese che la lingua italiana. In genere i grossi player non lavorano sulla lingua italiana ma solo sulla lingua inglese e inoltre forniamo delle soluzioni anche per le piccole e medie imprese. Abbiamo realizzato due prodotti, il primo è Respondo, è un sistema di question answering, quindi che si può interrogare attraverso le domande, che permette la ricerca all'interno delle FAQ, quindi delle domande più frequenti, e fornisce ai contact center dei supporti per l'analisi delle richieste degli utenti in modo da intercettare quelli che sono i bisogni degli utenti e può essere usufruita sia sul web che sia tramite applicazione mobile. L'altro sistema è Documenton, che invece permette di interrogare milioni di documenti utilizzando la semplice tecnica del question answering, quindi faccio delle domande e ottengo delle risposte. E inoltre questo strumento utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per apprendere automaticamente quelle che sono le preferenze e il linguaggio utilizzato dall'utente. Questa è la storia di Question Cube. Siamo nati nel 2012, abbiamo realizzato il primo prototipo che si chiamava PR Risponde e funzionava sugli open data della pubblica amministrazione, abbiamo vinto il premio Apps for Italy, nel 2013 abbiamo ricevuto il premio Lamarck per i giovani imprenditori dallo SMAU e nel 2014-2015 abbiamo sviluppato e commercializzato Respondo. Respondo ha ricevuto il terzo premio come migliore app per supporto al contact center e nel 2016 abbiamo sviluppato Documenton e abbiamo iniziato la sua commercializzazione. Nel futuro vogliamo portare i nostri strumenti all'interno del cloud, quindi Respondo e Documenton, e vogliamo utilizzare le nostre tecniche di question answering per sviluppare dei chatbot. E stiamo cercando appunto dei finanziamenti per poter realizzare queste attività. Ovviamente quello di cui vi ho parlato viene utilizzato in contesti reali, come PR Risponde e Wikiedi. Acquedotto Pugliese, che è il più grande acquedotto d'Europa e ha 4 milioni di clienti, ha adottato la soluzione Respondo per il suo contact center. Inoltre il nostro motore di ricerca è utilizzato dal portale degli Open Data della regione Puglia e abbiamo integrato le nostre tecnologie all'interno del progetto Emotion in ambito sanitario, in cui abbiamo realizzato un ecografo per i bambini affetti da emofilia e i nostri sistemi sono utilizzati per cercare informazioni sulla malattia per aiutare sia i pazienti e chi accudisce i pazienti, ma anche per aiutare i medici a ricercare nella letteratura scientifica. E stiamo realizzando una piattaforma per chi viene a visitare la regione Puglia, quindi per i turisti, che permetterà la ricerca sia dei punti di interesse che delle strutture ricettive. Grazie per l'attenzione. Lo possiamo applicare anche ad altri settori, così a libri di istruzione per l'utilizzo di un aggeggio elettronico o per chi deve riparare le automobili? Sì, infatti il nostro obiettivo è anche entrare in quello del mercato della cosiddetta industria 4.0, in cui possiamo indicizzare tipo la manualistica o manuali per riparare macchinari, eccetera. Quindi questa tecnologia può essere di supporto anche agli operai. Grazie. Grazie mille. Una domanda.
Ho una domanda veloce. Non riesco a vedere chi è che fa la domanda. Esistono molti questi sistemi risponditori basati su AI. In che cosa si differenzia anche come algoritmo? Diversi sono anche i sistemi di natural language processing. Sì, allora diciamo la prima cosa è il supporto della lingua italiana, che in genere, allora gli algoritmi di elaborazione del linguaggio sono fortemente dipendenti dalla lingua, quindi chi vi dice che l'intelligenza artificiale funzionerà su tutte le lingue sta dicendo una bugia, perché è necessario realizzare dei sistemi per ogni linguaggio, quindi molti si concentrano sull'inglese, noi l'abbiamo sviluppato sia per l'inglese che per l'italiano, perché da 10 anni lavoriamo sull'italiano. E inoltre utilizziamo delle tecniche particolari che non utilizzano ontologie o basi di conoscenza, ma sono in grado di apprendere automaticamente la semantica dal testo. Ok, grazie mille.